Ciao a tutti quanti, tiro su le maniche perché stavolta mi aspetto un lavoro veramente tosto, ho una recensione fighissima da fare perché ho avuto adesso per le mani finalmente la nuova serie di Mulinelli Daiva per fine 2017, inizio 2018 che si chiama LT, quindi dal nostro bel brand con la D abbiamo queste serie di quattro serie di mulinelli con questa indicazione LT, che significa light and thug, ovvero leggero e robusto. E cosa succede? Succede che hanno stravolto tutto e hanno fatto una serie di mulinelli, quattro serie in realtà di mulinelli, dal più costoso al più economico in quattro differenti versioni, veramente paurosa, che secondo me faranno un botto sul mercato e piaceranno tantissimo ai pescatori. Prima di spiegarvi il perché e prima di farvi vedere questo, comincerò con questo, che è il primo mulinello che risulta disponibile della serie Light and Thug, che è il Ballistic, che è il loro top di gamma su questa particolare serie. Andiamo a darvi una breve sigla rapidissima dove andrete a vedere tutti quanti questi bei prodotti nel dettaglio. A tra poco! Bene, allora per fare questa recensione ho dovuto praticamente fare un lavoro come se fossi uno studente, perché c'è veramente tantissimo da dire e questi mulinelli sono estremamente rivoluzionari. Cominciamo a individuare il primo punto, che è il più fondamentale. Allora, il nuovo concetto LT su Daiva porta delle nuove misure di mulinelli. Significa che questa serie, che si compone dal 1000 al 6000, in realtà non è più come prima, che il 4000 di Daiva era come il, non so, 6000, no scusate, il 3000 di Daiva era il 5000 di Shimano. Insomma, era un po' un casino incasellare le taglie fra le varie aziende. È cambiato completamente. Quindi quel video che vi linko qua sopra, che vi linko qui sotto, vale ancora per altre serie di mulinelli, come ad esempio il BG, il Saltist nero, di cui farò presto una recensione che è appena arrivato. Ma per questa nuova serie LT le misure sono più compresse, c'è molta più scelta di mulinelli tra il 1000 e il 6000. Anche se inizialmente le misure che arriveranno per la maggiore sui vari modelli saranno dal 2005 in su, perché questi sono tutti mulinelli abbastanza gagliardi. Ma LT significa leggero e robusto. Sul fatto del leggero io sono veramente rimasto estremamente impressionato, perché cosa hanno fatto per rendere leggeri questi mulinelli? Beh, innanzitutto sul top di gamma, scusate, vi spiego un attimino le quattro gamme. Le quattro gamme, io adesso sopra il banco ho il Ballistic, è il loro top, mulinello da oltre 200 euro, comunque veramente li merita tutti quanti. Poi abbiamo il Fuego, che è un mulinello che dovrebbe andare sulla piazza intorno ai 100, 110, 120, più 120, 110 che 100, che in realtà ho anche quello, dopo ve lo farò vedere in un prossimo video, anche se non dovrei averlo. Poi ci sarà il l'Exceler, scusate, l'Exceler, che si tratta di mulinelli intorno ai 90, 90, un po', da un po' meno a un po' più di 90 euro, che rappresenta un altro scalino, che non dovrei averlo, ma ce l'ho qui. Non dovrei farvelo vedere. E poi c'è alla base, diciamo, di tutta la serie comunque un ottimo mulinello, che è il Legalis nuovo, sempre LT. Sono tutti Legalis LT, Exceler LT, Fuego LT. L'LT è la sigla, e anche questo non dovrei averlo, ma qui. Eccolo qua, vi faccio vedere un po' più da vicino. Questo qua è un mulinello che sinceramente è pauroso, perché costa intorno ai 70 rotti euro sulle prime misure, e sinceramente secondo me non ce n'è per nessuno. Ma oggi ci concentriamo su quello che è già disponibile, perché nel momento in cui pubblicherò questo video saranno arrivate perlomeno le prime 2-3 misure, e poi arriveranno le altre a seguito e saranno già disponibili, che è il Ballistic. Il Ballistic è il loro top di gamma per la serie LT, e ripeto, torno indietro, come hanno fatto a renderli più leggeri praticamente di tutti i mulinelli della loro fascia di prezzo e dei loro comparativi, diciamo.
utilizzando nel caso del Ballistic lo Zion. Lo Zion, che è il mulinello che generalmente era riservato ovviamente alle fasce di prezzo più alte, ma che uno direbbe, certo, ma anche nel Ballistic vecchio, vecchio per modo di dire, quello che è ancora in gamma e che è qui, utilizzavano lo Zion. Però non hanno lavorato solo sul materiale, però diciamo che innanzitutto lo Zion di base, di partenza, è il materiale che ricorda meglio la leggerezza, perché i mulinelli sono veramente in leggera maniera impressionante, alla robustezza, perché il materiale è molto rigido, più rigido di altri materiali compositi che utilizzano altre case. Questo come materiale composito è il top. Si avvicina all'alluminio per quanto riguarda la robustezza, supera l'alluminio per quanto riguarda ovviamente la resistenza alla corrosione, scusate, sono un po' anche citato da questi mulinelli, e diciamo ovviamente rappresenta l'ideale materiale su cui costruire. Hanno ridotto, che secondo me anche questo incide sui pesi, le verniciature. Sembra di no, ma per levargli via 10 grammi un mulinello, levargli via un bel po' di vernice è una grandissima idea, che poi tanto non serve a nessuno, che il mulinello sia super lucido, anche perché sinceramente questo ha un look opaco che a me piace tantissimo, molto di più della serie precedente, tutta quanta luccicosa. Questo qua è veramente un mulinello favoloso dal punto di vista meramente estetico, ma anche dei contenuti. Ma hanno anche fatto un'altra cosa: hanno alleggerito moltissimo le bobine, che secondo me era un tallone da kill di Daiwa non da poco, perché avevano delle bobine belle ma che pesavano una tonnellata. Mi fai il rotore, hai il rotor super mega leggero e dopo mi porti su una bobina che pesa una tonnellata. Le hanno ridotte di peso del 30% rispetto alla serie precedente, che è tantissimo. Così come diciamo anche poi andremo a vedere altri particolari che loro hanno adottato per alleggerire il mulinello. Fatto sta che sono rimasto sorpreso che quando ho utilizzato il mio bilancino da non meglio che non dico da cosa, ma super preciso al centesimo di grammo, io ho cacciato qui sopra il mulinello e ho detto sì, vediamo se quello che scrivono sulla scatola è vero. Allora vi faccio questo esempio. Questo, scusate, non mi ricordo più che misura è il 3000, eccolo qua, peso dichiarato sulla scatola 185 grammi. Peso del mulinello su una bilancia di ultra precisione 184,70 grammi, quindi sono stati straonesti con la dichiarazione del peso, ed è una cosa che raramente succede nel mondo dei mulinelli, perché di solito barano un pochino tutti quanti. Torniamo a noi. Il Ballistic, quali altre caratteristiche? Quindi la leggerezza sicuramente è un suo grandissimo pregio, grazie al materiale, grazie alla bobina, ma vediamo invece il fattore della resistenza. Il fattore della resistenza, diciamo che la resistenza meccanica è simile a quella del magnesio. Simile a quella del magnesio, però senza i problemi, diciamo, di corrosione che ha il magnesio, perché la resistenza invece alla corrosione è superiore di tutti i mulinelli metallici. Uguale a quella che può avere la plastica o la grafite, che viene utilizzata tanto su tanti altri mulinelli. Ma un altro punto che riguarda la robustezza è sicuramente in questo caso particolare il DigiGear. O il tag DigiGear sulle versioni chiamiamole inferiori. Cosa abbiamo qua? Parte la sensazione di scorrevolezza estrema di questi mulinelli, che è paurosa, che deriva proprio anche da questo. Il DigiGear prende la dimensione standard della corona che noi troviamo su tutti i mulinelli di pari dimensione moderni e l'ha aumentata di un 15%, quindi è una corona effettivamente più grande su tutta la gamma. I tre mulinelli inferiori a questo hanno una corona in zinco che è stata testata per essere equivalentemente robusta proprio a livello di gear endurance, quindi di comportamento sotto stress, perché la corona è la parte più, la corona è quell'ingranaggio che trasforma il questo movimento in quest'altri movimenti. Ha una gear endurance, dicevo, pari a una corona più piccola di alluminio, molto utilizzata adesso dalla concorrenza. Questo ha la corona più grande e ce l'ha pure in alluminio, una tipologia di, tra l'altro, alluminio particolare, che è l'alluminio A7075, quindi un alluminio perfetto per creare diciamo la compromesso ideale fra durezza, dimensione e robustezza della corona. Quindi siamo sicuri che questi mulinelli molto difficilmente andranno a confrontarsi, cioè ad avere delle problematiche di corone sgranate, insomma. Inoltre vi dico una cosa che a me piace tantissimo, che adesso vi parlo della gamma dei mulinelli, la gamma dei mulinelli e di qualche altra caratteristica. Metto via un momento la mia ricerchina
stric, così. Quelli che ho sopra il banco sono secondo me quelli che saranno più venduti, ovvero dal 2005 fino ad arrivare al 6000, che è una misura praticamente nuova sulla piazza. Allora, lasciatemi dare qualche indicazione. Innanzitutto questi mulinelli hanno tutti, anche il più economico, hanno l'air bale. Hanno quindi questo archetto con la struttura, diciamo, che in metallo che accompagna, senza i vecchi archetti che erano un po' più problematici con le trecce. Hanno un nuovo bordo bobina adatto all'utilizzo dei trecciati, che facilita il lancio. Hanno quindi una frizione estremamente potente, perché hanno fatto un nuovo supporto bobina e hanno fatto anche le coroncine qua sopra delle frizioni più dimensionate, più grandi. Quindi avremo mentre che vi parlo vado a trovare anche il file dove ho tutte quante i max drag, cosa che ho elaborato, perché è fatica trovare informazioni su questi mulinelli che sono praticamente appena usciti. Ma parliamo di max drag incredibili, nel senso che il 3000 ha 10 kg di max drag, il 6000 o anche il 5000, aspetta che guardo un secondo al volo, ha 12 kg di max drag. 12 kg max drag che ci sono, tra l'altro, perché li ho testati con il mio solito strumentino, adesso me lo sono perso, e effettivamente sono reali. Hanno tenuto dei max drag un po' più bassini su le misure 1000-2000, se non sbaglio, ma quasi tutti quelli importati ad oggi sono max drag che vanno dai 10 ai 12 kg. Quindi stiamo parlando di mulinelli che si trovano tranquillamente a loro agio tutte le pesche spinning, anche le più fetenti. Questo mulinello, mi sto dimenticando una caratteristica esageratamente importante, che è il Mag Shield. È un mulinello Mag Shield, così come un mulinello Mag Shield anche quello della fascia inferiore, che sarà sicuramente, si chiama Fuego, ma farà fuego sicuramente anche fra i pescatori. E inoltre c'è questa misura, che è la 6000, che raramente si trova, perché è una misura ad altissima capacità. È un mulinello che tiene 150 metri dello 0,43, tiene 250 metri dello 0,37. Mulinello con una manetta simile a quella che hanno anche i BG, ad esempio, molto da sforzo. Questo è un mulinello per pesche spinning molto pesanti, feeder in mare, feeder pesanti un po'. Secondo me questo è un mulinello che andrà via tantissimo. Andando a scendere abbiamo i 5000 e i 4000 con le manette invece a T, che sono ideali per le pesche spinning un po' più leggere, ma comunque esistono di questi mulinelli tante versioni a capacità sia ridotta sia deep, come questa. La D nella sigla indica la bobina estremamente capiente, fino ad andare a giù al 2005, che è questo, che ha la classica manettina invece da pesca un po' più agile. Pesche possono essere light, il bass e tante altre cose di quella dimensione. Stiamo parlando di mulinelli che hanno la manetta avvitata, ovviamente, così come anche le due serie inferiori. Solo il più economico ha la manetta con la vitina dall'altra parte, queste sono avvitate direttamente sulla corona. E sinceramente vi ho detto talmente tante cose che non so più cosa dire, se non che a mio avviso sulla sua fascia di prezzo è decisamente il mulinello da acquistare. Non mi sbilancio generalmente così tanto su una serie di mulinelli, bisognerà vedere qual è la reperibilità di questi mulinelli, nel senso la disponibilità non sarà estrema, perché secondo me questi mulinelli faranno un botto sui mercati internazionali clamoroso. E andremo a vedere sicuramente che questo mulinello sarà un po' più difficile da reperire di altri. Inoltre lo fanno in una gamma veramente estesa e arriveranno alcuni modelli alla volta, nel senso che non li avremo tutti insieme. Dive ha veramente una miriade di varianti fra bobine basse, bobine grosse, bobine medie, recuperi veloci, recuperi lenti, 6 misure diverse. Quindi potete andare veramente a trovare il mulinello ideale. Non hanno nella loro confezione nessuno di questi ha bobina di ricambio, ma nel caso del Ballistica, ad esempio, è una bobina ordinabile, reperibile. Non ho parlato di cose come cuscinetti e roba del genere, perché le do quasi per scontate, sono allineati con quelli che sono i parametri di mercato. Questo mulinello 6 cuscinetti ha una scorrevolezza veramente paurosa, non so cos'altro dire, perché è leggero, è robusto,
scorre benissimo. Chiaro, ecco, sono mulinelli che quando utilizziamo questi materiali e hanno questi pesi molto irrisori, possono essere un po' più rumorosi di altri, ma non a livello di alcun fastidio. Gli archetti sono buoni, abbastanza leggeri a mio avviso. Diciamo che bisogna avere un po' di accortezza, diciamo, quando si va a posizionare la manetta e fare un lungo lancio, perché essendo mulinelli molto scorrevoli la manetta tenderà a girare da sola, diciamo, a portare avanti, quindi bisogna avere quel minimo di accortezza nella gestione dell'archetto e del lancio. Se la manetta è bassa, secondo me è meglio, soprattutto se uno fa dei lanci forzatissimi, ma non andiamo a disquisire di stupidaggini, queste sono cose comuni a tutti i mulinelli e non si può dire che la scorrevolezza sia poi mai un difetto. Grazie a tutti quanti, vi saluto perché abbiamo tenuto un quarto d'ora qua. Se avete qualsiasi domanda potete contattarci telefonicamente innanzitutto, perché su Facebook ci state devastando di messaggi e non riusciamo a rispondervi in giornata, quindi portate pazienza, a volte ci mettiamo un po' di più. Se avete delle domande un po' più generiche, contattateci su Facebook. Se siete in imminente acquisto, volete sapere dove è il vostro pacco, ricordatevi di chiamarci al numero di telefono che metto sempre in sovraimpressione nei video. Tutti i link per vedere i prezzi di questi mulinelli li vedete qua sotto, e nel prossimo video vi farò vedere gli altri 3 mulinelli di questa gamma. Non perdetevi il prossimo video che riguarda quegli altri mulinelli. Per non perderli, cliccate sottoscrivi sul nostro canale YouTube e cliccate anche la campanellina, come vi faccio vedere in questo video che vi sto mandando in sovraimpressione ora. È importante, così non perderete il prossimo aggiornamento. Per ora vi saluto, grazie a tutti quanti e ciao ciao!